cross dalla destra, Matteo Piras, il più lesto di tutti, a raccogliere la ribattuta del portiere sulla deviazione di Pizzolu, a sbloccare il punteggio 1-0. Loris riconquista palla, Luca Piras smacca con eleganza a Mesner, per il numero 7 in gioco da ragazzi di finale 2-0. Inchilarta reagisce di rimessa, accorcia le distanze, con un Eurogol di Russo che al volo indovina una traiettoria imparabile per Totti. Prima deludendo la tattica del fuorigioco, entra loro triplica con Luca Piras che si presenta solo davanti a Salaris e lo trafigge per il 3-1. Mura ispira su palla nativa, arriva il 4-1, Mura pennella in mezzo, Matteo Piras di testa fa valere le sue doti in aria, doppietta per l'ex centrale della San Paolo di Oristano. Il tallone imperversa nelle ripartenze, Piras vince un impallo e consegna a Mente la palla del 5-1 ed è la personale doppietta. La Ligia sorprende tutti e di destro supera Torres, in definitivo 5-2. Tanto alta e su un taglio di Moletta, Secchi si allunga troppo la palla davanti al portiere. Il numero 10 di casa rimedia poco dopo, quando su corner da sinistra anticipa a tutti e deposita in rete la palla dell'1-0. La risposta doppio nasce sul lancio di Zicchi per Piano. Assist perfetto per Mura, che la piazza sul secondo palo 2-0. Contropiede la Macomerese torna in partita, lancio per Foddis che sul filo del fuorigioco sfrutta un'incomprensione tra portiere e difensore per accorciare le distanze. Morese passa alla mezz'ora, Ladius codella una punizione in aria, Fa tocca la palla che inganna Totte, 1-0 per i verdi azzurri. La Nunese però raddoppia se fantesimo. Edu inventa una parabola impossibile dalla destra, 2-0, applausi meritati per il giovane verde azzurro. Il replay esalta le doti balistiche del numero 9 e l'abilità di coniugare coordinazione e precisione. Ancora da un cross di Flores nasce il gol che riapre la partita e Piras afferma il 2-1 dopo un pregevole controllo volante. Dal dischetto De Dolla spiazza il portiere. Il numero 10 verde azzurro si fa perdonare poco dopo, raccogliendo un lancio in profondità e depositando nel sacco la palla del 2-0. Nasce da un lancio di Silva per Piano, forse al di là della linea dei difensori, che mantiene la freddezza necessaria per infilare Pischetta. Il 4-0 è sempre frutto di una ripartenza, De Dolla pesca Mura sul filo del fuorigioco e anche il numero 9 nuorese mette la firma sulla partita. Dal dischetto va in giù che sigla 5-0. Il sesto gol è ancora di Piano che finalizza al meglio uno scambio tra Mura e Angiui. Completa per l'ex atletico ad avere giornata di grazia. Pizzolu contro Ipa. Parte Pizzolu, gol di potenza, l'attaccante ex Furiefosi la mette dentro. Gara che si sblocca, da loro in vantaggio per 1-0. Cerca di guadagnare i metri e allentare la pressione. Lancio a scavalcare il centrocampo. Alla lunga Piras, caparbiamente insiste, ancora lui, ci mette il diagonale del gol, 2-0, raddoppio del Taloro, Matteo Mente, appena entrato in campo, trafigge Ipa. Possibilità di metterla in mezzo, palla ancora buona, il tocco, la deviazione, la palla finisce in rete, gol del Fertilia, Letizia, è stato lui a metterla dentro, scoppia la festa dei giocatori catalani, 1-0 per la squadra di Marco Mini.